Infermieri sul piede di guerra. Il sindacato Nursing Up alza la voce ed esprime il suo dissenso verso una politica insensibile. Governo e regioni devono svegliarsi dal torpore per dare inizio a un nuovo futuro per la sanità italiana. Si è così riaperta la calda stagione delle proteste degli infermieri italiani. Patrizia Bianchi, consigliere referente regionale, sindacato Nursing Up. Valorizzazione economica, sicurezza sul lavoro, sono questi i temi caldi della protesta, Bianchi? Sì, assolutamente sì, valorizzazione economica perché siamo un fanalino di coda rispetto al resto dell'Europa, per cui prendiamo uno stipendio che è giusto la metà dello stipendio che prende un infermiere inglese. Per cui la valorizzazione non è soltanto di tipo economica, è anche di tipo rappresentativo. Diciamo che si parla di dignità in questo sì, caso. Sì, assolutamente sì, rispetto e dignità sono i nostri valori. Noi abbiamo rispetto e dignità delle persone che noi curiamo e che accedono ai nostri servizi, vorremmo quantomeno lo stesso rispetto e la stessa dignità. Avete ricevuto garanzie, c'è stato un dialogo, un contatto sì. con l'assessore Arramo? Sì, abbiamo parlato finora con l'assessore Verì e l'assessore Verì ci ha garantito ampi spazi per quanto riguarda sia la dirigenza, la sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto riguarda poi la stabilizzazione e la reinternalizzazione del personale. Siamo molto soddisfatti. C'è carenza in organico? Sì, le dico il dato della regione Abruzzo, mancano circa 1700 infermieri. E poi chiaramente deve considerare anche ostetriche, tecnici e quant'altro, fisioterapisti. Ci sarà comunque questo sciopero generale l'8 aprile, è tutto pronto? Sì, lo sciopero nazionale è confermato, anche perché siamo in Aran a discutere un contratto governato da persone che non stanno in trincea come noi, per cui sì, lo sciopero è confermato e cercheremo di ottenere qualcosa dal governo italiano.